Ciao amici della Locanda, oggi vi faccio vedere una anteprima di un gioco di cui partirà la campagna Kickstarter e oggi mostro velocemente Hens. In Hens saremo degli allevatori di galline che dovremo cercare di fare il maggior numero di punti possibile con i nostri gruppi di galline nella nostra aia. Come funziona? Giocheremo carte ogni turno, aggiungeremo galline alla nostra aia rispettando delle regole di posizionamento. Se la gallina è piazzata della stessa famiglia di quelle ortogonali vicine, può essere piazzata in qualunque modo. Se invece non lo è, deve rispettare la regola fondamentale che il suo valore numerico deve essere più o meno 1 rispetto a tutte quelle che ha ortogonali. Si faranno punti per il gruppo più grosso dello stesso tipo, per il nostro gallo che verrà messo sul gruppo più piccolo che abbiamo nella nostra aia, per le coccarde delle nostre galline, per il valore di uova che sono valori in punti vittoria sostanzialmente delle nostre galline e per gli obiettivi segreti che cambiano a ogni partita e che ci aiutano quindi a fare punti in maniera diversa con gruppi di galline più o meno ampi o di diverso tipo, cercando di avere più punti dei nostri avversari. Questa è una velocissima giovapillola su Hens, che tratterò in maniera molto più approfondita. Hens è esattamente quello che sembra, un piccolo card game, 2-4 giocatori, durata di 15-20 minuti. Le illustrazioni sono un capolavoro, il tema mi piace da Dio perché a me le galline fanno un sacco ridere. E il gioco è molto intelligente perché sebbene abbia un target trasversale, ha questa regola del piazzamento che frega perché obbliga ovviamente a giocare tutti i turni e obbliga a usare della strategia per riuscire a creare un gruppo più ampio possibile di galline per fare più punti, ma il piazzamento del gallo che va sul gruppo più piccolo con cui vogliamo fare punti, l'obiettivo collettivo con cui si fanno punti non solo noi ma anche gli altri, ci costringe a stare attenti a quello che fanno gli altri giocatori. Si aggiunge il dettaglio che si pescano carte chiaramente da un mazzo collettivo o dagli scarti degli altri, quindi le carte che noi scartiamo e che dovremo scartare ogni turno, in realtà dovremo stare attenti a cosa scartiamo perché potremo dare galline alle aie degli altri giocatori e questa è una cosa molto 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 interessante per un gioco di carte rapido ma molto astuto. E questa è una veloce giovapillola su Hens by Little Rocket Games, che presto sarà in Kickstarter, una piccola anteprima della Locanda. Restate con noi perché tratteremo di questa e di altre novità in maniera più approfondita sui canali della Locanda. Pace amici e buon pollaio, volevo dire buon gioco.